Salve a tutti ragazzi, sono Doom98 e benvenuti al 30° episodio di Brief Frontier RPG. Andiamo nella porta del vortice perché abbiamo una buona notizia. Sono le 16 spaccate e abbiamo il tormento di Jadrifull. Un nome davvero difficile da pronunciare. Comunque abbiamo di nuovo le porte del Valhalla aperte, dove possiamo catturare appunto Jadrifull. Ok, io direi di provare prima con il livello 1, perché non vorrei rischiare come l'altra volta. E a questo punto scelgo Michelle Ascialoto. Ok ragazzi, in questo nuovo dungeon è possibile catturare Jadrifull, come ho detto prima. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta ragazzi. Finalmente il Valhalla riapre le sue porte. Ok, eccoci qua, abbiamo anche i nomi in inglese, ok. E vediamo un po' come riusciamo a gestirci. Ah, una buona notizia, che tutte queste unità presenti nel Valhalla, come Skalmold, Svafa, Jadrifull, avranno la loro versione 6 stelle esclusiva RPG. Ok ragazzi, ci vediamo direttamente al boss. Ok ragazzi, siamo al mid boss, non me l'aspettavo assolutamente. Abbiamo Skalmold, spero sia droppabile, ma con il boss penso proprio di no. Comunque vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Sferzata tempestosa, speriamo di ucciderla. Ok, ce l'abbiamo fatta. Anche altri due Grugnir se ne sono andati? No. Ok, Fallen Beast, beh, sarebbero i Grugnir, non hanno fatto granché di danno, quindi penso che potrei fare anche la versione 2, il livello numero 2. Ok. Oh, ho preso uno di questi, che schifo. Ho proprio le evoluzioni del Wendigo che mi amano. Ok, stiamo alla sesta battaglia e abbiamo Santa Trud, che è morta. Ciao Trud. Ok, abbiamo l'Idolo del Nord, rigorosamente in inglese. Ok, vai il Zorbo. E Ascialoto, colpo critico, non fa molti danni l'Idolo del Nord. Non fa molti danni. Ecco, continua. Ah no, invece ha fatto abbastanza danni. Vabbè, cerchiamo di fargli più colpi possibili, perché si comportano come i dei del metallo, ovvero subiscono soltanto uno a colpo. Ok, ce la possiamo fare. Coltiamo tutti quanti, vediamo se l'abbiamo droppato, ma è un po' difficile. Comunque io spero sempre di sì. No. Vabbè, siamo al primo livello, cosa pretendo? Settima battaglia. Abbiamo altri mid boss, allora a sto punto Delban Coltello e due GX e Locciarciere, così mi levo di mezzo i due uccelli del tuono. Ok, un colpo di qua, vediamo un po', sì. Michelle Ascialoto da queste parti. E un colpo ad Alvitr, che abbiamo shottato pesantemente. E quindi ci ritroviamo senza Brave Burst contro le come possiamo chiamarle? Queste. Aspetta, vediamo innanzitutto vediamo chi abbiamo contro, ecco. Oddio, sono tutte quante, come l'altra volta. Io per sicurezza metterei un idolo a lato alla fenice. Oh, il è pronto. Abbiamo sempre. Stavolta sono tutte quante sacre. Sacra Jadrifull, sacra Skalmold. Io partirei da Eir, sì. Vediamo un po' quanti danni riusciamo a fare. Abbastanza a shottarla. Vediamo un po', sì. Ok, almeno sono sicuro che ricevere meno danni al prossimo attacco, che sarà terribile. Ok, iniziano ad attaccare tutte quante. Ah, mi sono preoccupato per senza niente. Non fanno tutti questi danni, però la prossima volta devo fare molta più attenzione. Guardate l'attacco di Jadrifull, davvero molto bello, se avete visto. Allora, finisce di Kina, due Jits e Michelle Ascialoto. Ok, allora attacchiamo a quella di luce, al Alvitr. Con tre attacchi ai colpi critici aumentati. L'abbiamo fatta. L'abbiamo proprio sconfitta. Continuano ad attaccare le altre. Trude col suo martello. Riz sta un po' subendo. Niente di speciale. Livello 1 è fattibile.
ma se facessi livello 2 dovrei avere assolutamente tutti i 3 bassi tagli. Diamo un spezzata tempestosa, un attacco AOE, ovvero che attacca tutti quando riusciamo con quanti danni, tantissimi danni. Abbiamo Skalmold che sta soffrendo e la salutiamo adesso con un attacco di, vediamo un po', di Shell. Ciao, ciao Skalmold. Poi abbiamo Svafa, vediamo l'Occiarciere quanto riesce a togliere. Ha tolto molto con un colpo critico. Allora, Fenice Divina, doppio attacco su Trud. E ce l'abbiamo di mezzo? Sì, ce l'abbiamo di mezzo. Ok, ci manca l'unità droppabile, Jeldrifull. E ha fatto abbastanza danni, molti, molti danni. E ha maledetto Riz. Usiamo assolutamente 2 GX per aumentare i colpi critici e attacchiamo con queste due unità. Colpo critico di Fenice e Jeldrifull è stata sconfitta. Perfetto. Ovviamente non l'abbiamo acquisita, ma questa era una prova per vedere com'era il livello 1. Perfetto. Mamma mia ragazzi, abbiamo ottenuto Grugnir. Ciò che mi attira la saggezza degli umani. Anche tu sei sapiente? Oddio, mi ricorda una citazione di Socrate o di Platone. Che ci sia Platone dietro Rugnir. E chi lo sa. Abbiamo Mei, prima ballerina. Ricordo un'ottima curatrice per chi non ha Rashil di tuono e quindi vuole andare a sconfiggere Carl. Anima, vabbè, forse non la vendo. Ok ragazzi, sto per fare il livello 2, scelgo come amico Tisto. Ok ragazzi, ci siamo, proviamo a fare il livello 2 con 20 energia. Ho messo l'Eure, come vedete, che è un'unità che attacca. Dovrei riuscire a sconfiggere la maggior parte delle nemiche, come stavo dicendo, dovrei riuscire a sconfiggere i nemici alla fine, le valchirie, ecco, chiamiamole così. Ok, abbiamo fatto male a Mifune, possiamo addirittura dropparlo. Vediamo un po', no? Ok, abbiamo... Vabbè, i danni si possono reggere, dai. Ok ragazzi, ci vediamo ad un eventuale mid boss. Ok ragazzi, ci ritroviamo di qua, di nuovo con due Ugnir e Skalmold. Stavolta saranno un po' più cattivelli, quindi aumentiamo la difesa, colpi critici e attacco con Michele o Michelle e l'Occiarciere. Andiamo con questo attacco, vediamo quanto riusciamo a fare. Colpo critico su questo. Ok, allora andiamo con Riz e l'Eure Gran Folletto, che non l'ha ucciso. Quindi vediamo quanti danni fa all'Eure. Parecchi, mi sa che è morto. Mamma che palle, però è proprio un gioco bastardo. Guardate, proprio cattivo a sto gioco quando si distrisce. Oh, scusate. E Skalmold se n'è andata. Che palle. Meno ma. Può essere pure che c'è la troppa, ma. Ok, abbiamo perso il primo risurge. Perché l'Eure mi serve, un'unità che attacca, quindi. Soprattutto in vista delle valchirie finali, di cui usciranno addirittura le 6 ste. Ok ragazzi, ci troviamo di nuovo qua con Trud, stavolta è molto più cattiva, dobbiamo fare attenzione. Sconfiggiamo Trud, andiamo con l'Eure. 1, 2, 3. Ok, l'Eure ce la fa. Vabbè, attacchiamo con tutti, cerchiamo di fare Spark. No, Trud non se ne va, che palle. Mo fa un attacco, è una bestia. Oh no, non ce l'abbiamo fatta. Preparatevi al peggio, ragazzi. Proprio sul Riz deve andare, proprio bastarda. Ah, non ha fatto molti danni. Ok, curiamo 2 Riz e andiamo con Zelban e attacchiamo il Norseman Idol. Ok, ok, metà vita al Northern Idol. Usando una pronuncia inglese. Vai con tutti quanti. Dobbiamo assolutamente conservarci i Brave Bastard alla fine, per carità. Ok,
continua ad attaccare l'occhio arciere, ha fatto abbastanza danni. E adesso colpiamo con tutti quanti. Speriamo di acquisire Lido del Nord. No, non l'abbiamo acquisito. Però Riz non si è caricata, quindi dobbiamo farla caricare per questo, per questa battaglia, ma sicuramente ce la facciamo. Abbiamo di nuovo loro, non becci le palle, che madonna. Allora a sto punto uso il flauto Ares e Zelban, così ammazziamo più facilmente gli uccelli del tuono. Allora Riz Robot attacca e fa tanti danni. Dual GX attacca e fa abbastanza danni. E l'Eure con la Muramasa ha fatto abbastanza danni. E attacchiamo con Michele e l'occhio arciere. Ok, non siamo riusciti a sconfiggere l'uccello del tuono. Io ho paura di un possibile Bayvast di Alvitr. Vabbè, Zelban coltello. Ok, ciao tuono uccello. Attacchiamo con tutti. Vediamo quanti danni riusciamo a fare. Siamo arrivati a più della metà della barra della vita. Zelban si deve assolutamente ricaricare per il suo bonus di difesa. Almeno se riusciamo a sconfiggere le Valchirie, almeno abbiamo un piccolissimo, una piccolissima chance di sopravvivere con la difesa aumentata di Zelban. Ok, vediamo se si carica. Può essere pure non si carica, con la mia fortuna. Ok, si è caricato. Ci siamo. Win. Ottava battaglia. Ho deciso di lasciare Dual GX per i colpi critici e di scegliere Michele per avere il bonus. Mamma mia, cattivissime. A proposito, i movimenti sono giusti? 1, 2, 3, 4, 5, sì. Flauto di Ares. E iniziamo subito. Zelban per la difesa. Michelle per carica infuocata, ecco qua, per l'attacco. Dual GX per i colpi critici. Lasciamoli attivare i buff. Ok, inizierei prima con Leore con la Muramasa, poi Riz e infine l'occhio arciere. Vediamo quanti danni riusciamo a fare, speriamo tanti. Ho visto dei colpi critici. Vai con il colpo del tuono. Ok ragazzi, ce la possiamo fare. Vai Leore, dal colpo finale. Ok, ne abbiamo buttate giù due. Vediamo un po'. Michelle sta resistendo. Sì, sta resistendo abbastanza bene. Una cosa importantissima, l'idolo alato. Su chi l'idolo alato? L'idolo alato. Io direi su Leore, finirà con la Muramasa. Su Riz Robot, che tra poco si carica e fa un altro brave bust. Allora cure. 1, 2, 3, 4. E anche no, vabbè, tanto con un pistolo di cuore riusciamo a ripristinare la vita di 2GX. Stanno a poca vita, quindi le ho sopravvalutate. Allora l'occhio arciere, Jellyfull con 2GX. Sì, le ho proprio sopravvalutate ragazzi, meno male, mi stavo spaventando. E andiamo con Skalmold. Non abbiamo droppato Jellyfull come sempre. Devo dire che i drop rate delle unità sono abbastanza bassi. E abbiamo terminato il dungeon livello numero 2. Nessun drop purtroppo. Va bene, almeno abbiamo completato quest'area. Ok dai ragazzi, almeno ce l'abbiamo fatta. Ho catturato una Titania e sarà il quarto quinto Zegar. Ok ragazzi, questo era il Valhalla parte 2 con Jellyfull, che purtroppo non ho droppato. Ricordate che arriveranno le versioni 6 stelle di queste potenti Valchirie. Grazie mille per avermi seguito, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se ancora non siete iscritti. E grazie mille per avermi seguito e ci vediamo come sempre al prossimo video.